Bentrovati a tutti ad un nuovo appuntamento. Oggi continuiamo con le nostre conversazioni, una puntata speciale a cui sono particolarmente legato perché parleremo di storia locale italiana e oggi come primo appuntamento, mi piacerebbe farne anche altri, parleremo dell'Abruzzo. L'Abruzzo perché? Perché appunto in ordine alfabetico, ma anche perché è la mia regione e voglio farlo insieme a Camillo Chiarieri. Grazie per essere con noi. Grazie a te Edoardo dell'invito. Grazie. Ecco, Camillo Chiarieri è guida turistica per professione in Abruzzo e anche autore, ha scritto vari libri, opere teatrali, tra cui ricordo Storia delle storie d'Abruzzo nel 2016 pubblicato e C'era una volta Pescara nel 2020. Allora io ti chiedo come prima domanda che cosa ti ha spinto a diventare guida turistica in Abruzzo? Allora, guarda, innanzitutto è per riparare un torto. Io ho 50 anni e quindi negli anni 70, quando si andava a scuola elementari, tutti gli abruzzesi della mia generazione non avevano assolutamente idea di cosa fosse questa regione. Questa regione non era conosciuta dai libri di storia. Se tu ci pensi, praticamente non se ne parla mai, se non per la fuga del re da Ortona oppure per la battaglia di Tagliacozzo nel 1268, poi è come se l'Abruzzo non esistesse. E quindi c'è stata la mia voglia di andare a vedere, andare a scoprire. Quindi si partiva, non appena diventati patentati, per l'interno di questa regione e si vedevano delle cose meravigliose, si vedevano grandi chiese romaniche, non c'era monte senza un castello, si vedevano dei palazzi raffinatissimi che raccontavano di una passata opulenza, però ci mancavano, me e i miei amici coetanei, i riferimenti culturali. Allora è nato il desiderio di studiare, di vedere da dove derivasse tutto questo. Poi l'arte, la storia, la storia soprattutto è sempre stato un mio grande interesse. Poi scelsi di fare l'università in un luogo meraviglioso, Firenze. E lì fui come investito da questa bellezza, da tutta questa bellezza che c'è, da questa arte, da questa storia, appunto. E al ritorno decisi di scoprire meglio la mia, quella della mia regione, e di raccontarla. E allora le guide turistiche erano in questa regione dei pionieri, stiamo parlando della fine degli anni 90 praticamente, il 98, 99, e quindi non appena si aprì il primo corso regionale lo feci e ho raccontato poi per tantissimi anni l'Abruzzo a chi veniva da fuori regione, anche da fuori Italia e anche da fuori Europa, a dire il vero. Però c'era sempre in me questo cruccio. Alla fine chi trascorreva con me una settimana, 10 giorni di tour in questa regione, partiva conoscendo questa terra meglio di quanto non sapessero i miei, più di quanto non sapesse, conosceva più cose di quanto non sapessero i miei corregionali. E allora mi è venuta voglia una decina d'anni fa di iniziare questa carriera anche da divulgatore, raccontare l'Abruzzo agli abruzzesi in una maniera meno seriosa, perché qui da noi ci sono sempre state ricerche molto accademiche, molto elitarie, difficilmente comprensibili al grande pubblico, poco divulgative. Allora mi è venuto in mente di farlo in chiave pop, con delle guide turistiche, dei servizi guida riservati agli abruzzesi, con dei volumi e con delle conferenze che hanno avuto un grandissimo, grandissimo successo. Da allora molto è cambiato, devo dire, forse anche grazie al mio lavoro di divulgare la storia di questa regione. Ecco, senti, visto che parliamo di località, tu adesso dove ti trovi? Perché vedo che sei fuori e c'è diciamo il sole, quindi cerchiamo di condividere anche con chi ci segue la bellezza del territorio. Io mi trovo a casa a Monte Silvano, che a dispetto del nome ha un centro storico sui colli una volta tra le selve, però anche una parte bella di spiaggia, una località turistica tra le più famose d'Abruzzo, e quindi sono a casa a due passi dal mare, che voi non vedete per l'angolazione della telecamera, ma c'è il mare qui. Bellissimo. È un bel posto.
Sì, prima di iniziare a parlare un po' di storia dell'Abruzzo, perché oggi vogliamo soffermarci su questo, tu condividi l'idea del fatto che l'Abruzzo in questi ultimi anni, ma secondo me anche da sempre, rispetto a regioni più rinomate come la Toscana, l'Umbria, voglio dire, questo fatto di non essere proprio rinomata come queste regioni è stato anche il punto di forza dell'Abruzzo, non soltanto un punto negativo. Allora, guarda, io per lavoro, per ampliare i miei orizzonti, ho dovuto poi anche molto studiare scienze del turismo. Sì. E diciamo che arrivare un pochino più tardi, se riusciamo ad arrivare sui mercati turistici, potrebbe anche essere un vantaggio, perché non dimentichiamo che il turismo è sempre double face. In un primo periodo porta sviluppo, in un primo periodo porta ricchezza, in un primo periodo porta valorizzazione della risorsa ambientale, del bene culturale, che è un po' l'attrattiva principale. Però poi sul medio-lungo periodo, quando c'è un grande flusso, è lo stesso mercato turistico che erode, che consuma quella stessa risorsa che prima era andata a valorizzare. Quindi questo è il problema del turismo contemporaneo. Certo, arrivare nel momento in cui c'è una maggiore sensibilità al turismo sostenibile, al turismo esperienziale, hanno oggi queste cose, potrebbe anche essere un vantaggio. Se noi pensiamo a tante località di mare italiane bellissime, scoperte qualche decennio fa, quando si inventa il turismo balneare, che poi però hanno conosciuto uno sviluppo sfrenato, quasi non le riconosciamo più perché vediamo la spiaggia completamente invasa da alberghi. Questo non vale solo per l'Italia. Sì. Pensiamo al Mar Rosso. Cos'era il Mar Rosso per i primi? Cos'è il Mar Rosso di oggi? Pensiamo anche alle località americane. Insomma, questo accade in tutto il mondo. Il turismo prima esalta e porta ricchezza e poi corrode il bene, lo stesso bene turistico che era il suo punto di forza. Sì. Quindi in questo senso potrebbe essere anche un bene. Certo. In conclusione, proprio su questo argomento, ti volevo chiedere, da guida turistica, che tipo di turismo in questo momento va di più in Abruzzo? Cioè, se uno dovesse inquadrare l'Abruzzo e inquadrarlo nell'ambito turistico, che tipo di turismo l'Abruzzo oggi, diciamo, può mettere ai primi posti? Allora, guarda, io ti dico il grande successo di quest'estate Covid, praticamente. Noi abbiamo una particolarità nella quale, che vede il nostro Appennino, noi abbiamo le cinque cime più alte dell'Appennino, sono in Abruzzo, però abbiamo un Appennino che non è montagna selvaggia, abbiamo tre parchi nazionali, un parco regionale, che però non sono montagne da esplorare, perché questa era una terra estremamente ricca per via della pastorizia, per via di determinate forme di agricoltura e quindi le nostre montagne sono sempre state frequentate e sono delle montagne dove c'è una natura importante, però ci sono anche dei suggestivi segni di antropizzazione, per esempio gli eremi tanto decantati, per esempio dei villaggi fortificati in quota, per esempio le capanne in pietra secco, quelle famose della Maiella. Quindi quest'anno è andata molto di moda, chiamiamo così, l'esperienza escursionistica semplice, che però era legata non soltanto alla passeggiata nella natura, ma anche alla scoperta del bene culturale. E questa è una cosa, devo dire, che l'Abruzzo può offrire quasi in esclusiva in Italia. Un Appennino rimasto selvaggio, anzi, 100 anni fa era più frequentato di ora l'Appennino. Ora diciamo che è tornato selvaggio, però ricco anche di emergenze culturali in grado di raccontare delle belle storie. La natura si sposa con la cultura, con l'architettura, con l'arte, e questo è piaciuto molto. Questa è la cosa, la punta di diamante almeno di questa stagione è stata questa. Distanziamento sociale nella natura e allo stesso tempo scoperta dei segni lasciati dall'uomo. Allora, partiamo un attimo con la storia. Noi dobbiamo cercare di inquadrare, immaginando che ci seguono persone che ovviamente alcuni saranno abruzzesi, altri no, però i popoli che hanno vissuto in Abruzzo. Noi in Abruzzo, noi lo sappiamo, abbiamo importanti testimonianze dell'antichità, anche dell'antichità romana, che sono ancora tutt'oggi visibili e visitate, però ci puoi aiutare a capire quali sono i popoli che possono essere inquadrati come i primi abitanti dell'Abruzzo?
Allora, guarda, noi abbiamo un'archeologia preistorica sempre più importante e sempre più divertente. Noi siamo arrivati a 600.000 anni fa, in luoghi meravigliosi, dove abbiamo le grotte che servivano da riparo, poi abbiamo i fondi delle capanne in bronzo, però adesso questa la superiamo molto velocemente e diciamo che la grande spinta si ha nell'età dei metalli, quando arriva l'età del bronzo e poi l'età del ferro, e arrivano dalle steppe eurasiatiche una serie di popolazioni un po' più belligeranti, più guerriere, più forti rispetto a quelle autoctone e indigene, che portano appunto i metalli e che portano anche gli armenti, che poi saranno caratterizzanti per tutto il resto della storia abruzzese. E loro si divideranno in realtà in tutta l'Europa. E alcuni di questi arriveranno fino in Abruzzo durante una serie di migrazioni appunto tra l'età del bronzo e l'età del ferro. Sono delle popolazioni con un nome che dipende da chi le ha tradotte, perché loro si chiamavano in una maniera, i romani le hanno tradotte in un'altra, non capendo bene quale fosse il modo giusto, perché poi loro tra loro parlavano diversi dialetti. E quindi abbiamo lo stesso popolo che si chiamava Safin, che i romani chiamano Sanniti, Sabelli e Sabini. Questa grande nazione poi allo stesso tempo si divide al suo interno in varie regioni, in varie macro regioni, ognuna con il suo dialetto particolare, anche se la lingua era comune. Ognuna con la sua divinità patrona particolare, anche se il pantheon religioso era comune, e queste popolazioni si sovrappongono a quelle locali e danno vita a quella entità territoriale chiamata Viteliu, cioè dalla loro lingua, loro parlavano una lingua chiamata lingua osca, la terra dove pascolano i vitelli, che oggi può far sorridere, ma in realtà nel X secolo avanti Cristo, avere una terra dove potevano ogni primavera nascere e prosperare i vitelli era una cosa formidabile. Dobbiamo quindi pensare a dei pascoli fertili, a una terra ricca d'acque, e quindi terra dei vitelli voleva dire la terra ricca, la terra feconda per eccellenza. Era una terra questa che comprendeva l'Abruzzo, il Molise, la provincia di Ascoli Piceno e la provincia di Benevento. Quindi oggi siamo su quattro regioni. I romani, quando ebbero a che fare con queste popolazioni, tradussero ovviamente Viteliu, e la V a inizio parola cade, come accade in molte lingue antiche. Pensiamo alla lingua greca, la lettera V nel greco antico è proprio scomparsa, e quindi diventa Italia. Quindi il nome Italia in realtà è il nome di questa grande nazione della quale il cuore era l'Abruzzo. All'interno poi ogni zona era popolata da, abbiamo detto, una specifica porzione con determinate caratteristiche, e qui abbiamo quei popoli che ogni tanto si sentono nominare: i Marsi, i Vestini, gli Equi, i Sabini, famosi anche per il ratto delle Sabine con Roma, insomma erano molti. E qui abbiamo una serie di incontri scontri con Roma, una serie di incontri scontri che parte da praticamente moltissimo tempo fa, dal 300 avanti Cristo, e ci sono le guerre sannitiche, praticamente sono le guerre che vedono opposti i romani e gli abitanti di Viteliu, e poi c'è il grande scontro finale tra il 98 e l'81 tra il 91 e l'88 avanti Cristo, che è la guerra sociale, che poi segnerà la fine della totale dell'indipendenza sabina e un totale processo di irreversibile romanizzazione. E qui entriamo nella storia romana. In realtà c'eravamo già nella storia romana, perché certo, il problema di questa guerra sociale fu che gli abitanti di Viteliu dell'Italia erano soci, erano i federati, e in realtà loro, le conquiste di Roma del secondo secolo avanti Cristo erano state fatte con gli eserciti sanniti, con gli eserciti italici, tant'è che c'era un modo di dire a Roma: non si può celebrare un trionfo contro i Marsi, non si può celebrare un trionfo senza i Marsi, proprio a raccontare la grande forza
e la grande capacità guerriera delle antiche popolazioni italiche. Quindi loro già facevano parte di Roma, però in una condizione di cittadini di serie B, cioè erano cittadini senza diritto di voto, sine suffragio. E loro è proprio quel diritto di voto che rivendicano. I patrizi non glielo vogliono dare. Viene ucciso il tribuno della plebe, Caio Cornelio Gracco, se ti ricordi la storia di Roma, che aveva capito che questa poteva essere una grande occasione di scontro, e allora scoppia questa guerra sociale che vedrà militarmente perdere gli italici, ma alla fine gli italici diventeranno cittadini optimo iure, cioè con il pieno godimento di tutti i diritti politici, compreso il diritto di voto. Di lì a pochi anni, presi dalla bellezza romana, dal modo di vivere romano, poi i romani qui faranno costruire terme, teatri, anfiteatri, loro perderanno anche la loro lingua. In capo a una generazione gli abruzzesi, gli italici, come si diceva allora, diventeranno romani, a tutti gli completamente effetti. Romani e lo rimarranno per sempre. Sì. Va bene, allora andiamo avanti quindi con questa storia interessante. Ti volevo soltanto chiedere questa questione del rapporto tra i popoli che vivevano in Abruzzo e i romani, no? C'è stato sempre un rapporto di vicinanza, di scontro, di reciproca tolleranza? Ma dall'inizio ci fu scontro, perché i romani avevano da sempre delle mire espansionistiche. E quindi già da subito, se noi pensiamo appunto alla guerra, alla prima guerra sannitica, andiamo veramente alla notte dei tempi. Non appena Roma finì di conquistare il Lazio, ovviamente si trovò a che fare con l'Italia. Anche per questo poi l'Italia la chiamarono tutta Italia, perché fu il primo popolo che loro incontrarono fuori dai loro confini, dalla parte orientale. Poi per estensione tutto quello che non era Roma sotto il Rubicone divenne Italia. E quindi noi abbiamo da subito un rapporto molto 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 difficile. Poi i romani con gli italici adotteranno la loro solita tecnica, divide e timpera. Poi anche la guerra sociale l'hanno vinta così. Ora non ti sto a raccontare perché sarebbe un tecnicismo forse troppo particolare. Però loro, siccome gli italici erano divisi in queste varie tribù, chiamiamole così, loro ne compravano i favori di alcune in maniera specifica, scompaginavano il loro fronte e poi con i resistenti facevano carne da macello, come hanno sempre fatto. Noi siamo l'esempio di come i romani hanno lavorato poi con tutto il bacino del Mediterraneo, dividere per rompere l'unico fronte, però poi quando vincono diventano irresistibili, perché poi non c'è più coercizione, poi non c'è più volontà di dominio fino a se stessa. Lì poi ti seduco con la bella vita, con gli agi molli appunto di tutte le comodità della vita romana. Tu hai parlato prima di Abruzzo come anche luogo di eremi, quindi di grande spiritualità. Quindi ti voglio chiedere l'Abruzzo medievale, perché c'è una grande, insomma, fioritura poi non solo in Abruzzo, ovviamente, di luoghi di spiritualità, e noi in Abruzzo ne abbiamo alcuni. Qual è stato il ruolo dell'Abruzzo, la vita in Abruzzo nel Medioevo? Allora, l'Abruzzo ancora oggi, l'imprinting è medievale, tant'è che noi ad esempio abbiamo pochissimo gotico, ne abbiamo un po' ma poco, perché l'Abruzzo è una regione che si costruisce prima, nei secoli del Romanico, nell'undicesimo, nel dodicesimo, nel tredicesimo secolo, e l'Abruzzo lì prende il volo, praticamente diventa una delle nazioni più, una delle regioni più importanti d'Italia. In realtà noi poi abbiamo anche una prospettiva completamente distorta di quello che era l'Abruzzo in quei secoli. In realtà l'Abruzzo era importante per via soprattutto della lana. E la lana era capace di generare ricchezze oggi assolutamente inimmaginabili. E l'Abruzzo era il luogo nel quale si produceva praticamente tutta la lana che veniva usata nel mondo, che poi mondo, diciamo, insomma, l'Europa più o meno di oggi. E quindi questa immensa ricchezza viene usata per costruire meravigliose cattedrali, per costruire palazzi, per costruire dimore, si commissionano opere d'arte. Quindi l'Abruzzo nel Medioevo è importante. Noi abbiamo un'altra visione particolarmente errata, cioè dell'Abruzzo come territorio isolato.
Ora, sì. È vero che in Abruzzo passano delle linee che sono delle catene montuose, che sono tra le catene montuose più alte degli Appennini, però è anche vero che noi abbiamo quella grande economia della transumanza, cioè del fatto che le pecore non possono rimanere sui pascoli alti durante i freddi mesi invernali e dovevano trasferirsi sulla costa, o sulla parte costiera abruzzese, o sul tavoliere delle Puglie, o addirittura fino in Basilicata. Quindi praticamente, siccome l'Abruzzo montano era prima per l'impero romano, poi si sospende nei secoli bui del Medioevo e riprende però già in età normanna, poi con Federico II riprende il volo, l'allevamento delle pecore e la produzione della lana, siccome c'era questo bisogno di far muovere queste greggi immense di milioni di unità, ogni piccolo paese d'Abruzzo, ogni più riposto altopiano sulle montagne d'Abruzzo era perfettamente collegato tramite i cosiddetti tratturi. La rete tratturale, quella che si nomina sempre quando si parla di D'Annunzio, settembre andiamo, è tempo di migrare, eccetera, eccetera, eccetera. Però ovviamente questi tratturi perfettamente organizzati erano proprietà statale, perché il tratturo e tutto quello che concerneva la transumanza e l'allevamento delle pecore era proprietà diretta del re ed era sottoposta al controllo diretto del sovrano, perché diciamo che è sempre stata l'industria più grande del regno di Napoli, industria ovviamente tra virgolette, usando sì, un termine che si usava allora, e ai tempi anche dell'impero romano era una delle potenze, una delle fabbriche, diciamo così, quella della lana, fabbriche sempre tra virgolette, usando il termine di allora, più importanti degli interessi romani in Italia. Ecco che allora c'è una rete di strade che può essere usata praticamente da tutti quanti. Ti faccio un esempio. Noi avevamo due ori, si dice, nell'Abruzzo medievale e nell'Abruzzo rinascimentale, l'oro bianco e l'oro rosso. L'oro bianco era la lana e l'oro rosso era lo zafferano. Lo zafferano è il pistillo praticamente di un croco che oggi noi usiamo marginalmente, ma una volta era importantissimo per dipingere, perché lo zafferano abruzzese, per delle ragioni che ora non ti sto a raccontare perché anche qui sono molto tecniche, ha una capacità di tintura infinitamente superiori allo zafferano del Nord Africa o della Spagna. Ecco, per capire l'importanza dell'Abruzzo e i collegamenti che aveva l'Abruzzo, ecco, lo zafferano abruzzese finiva ovunque, tingeva tessuti ovunque, finiva anche ad esempio in Lombardia, tant'è vero che il vero risotto alla milanese si fa con lo zafferano aquilano, è quello, e lo zafferano aquilano fa nascere il risotto alla milanese, oppure che ti devo dire? Noi abbiamo questa cultura della scultura della pietra, noi abbiamo delle pietre calcaree che possono essere lavorate in una maniera molto particolare, è una pietra molto dura, con un involico molto duro che però quando viene rotta all'interno si presenta estremamente malleabile, potrebbe essere lavorata, viene lavorata praticamente quasi con degli arnesi da falegname e non si spezza. Poi, una volta che questa pietra è stata lavorata e viene esposta al sole, alle intemperie, agli sbalzi di temperatura, sviluppa una scorza estremamente dura che quindi la protegge per i secoli. Si dice infatti che le donne in Abruzzo facevano il merletto, l'uncinetto, mentre gli uomini ricamavano con la pietra. Ecco, noi abbiamo una nostra tipologia di scultura ben codificata, solo che poi, con il passare dei secoli, a partire dal 400, c'è voglia di qualcosa di esotico, c'è voglia di qualcosa di diverso. E allora che cosa accade? Accade che vengono importati dei maestri scalpellini soprattutto da un'altra regione, dove pure si lavorava la pietra, però con degli stilemi diversi, per fare qualcosa di esotico, qualcosa di diverso. La regione in questione è proprio la Lombardia. E infatti sono tantissimi gli artigiani lombardi che tra 400 e 500 capitano in Abruzzo. Talvolta da soli decideranno di rimanere qui, talvolta con le loro mogli. Per esempio ci sono dei paesi all'interno che hanno ancora molti cognomi milanesi. Ci sono dei paesi all'interno che hanno delle parole in dialetto lombardo. E c'è un punto nell'uncinetto tradizionale che si chiama il punto milanese. E poi dalla Lombardia arriverà una forma di artigianato femminile che diventerà parte integrante dell'artigianato abruzzese, cioè il tombolo.
viene portato da voi, dalle donne lombarde, e poi però qui viene adottato e oggi è una nostra meravigliosa tradizione. Ci sono ancora oggi dei paesi che testimoniano molto bene, sono come delle sacche rimaste di queste enclave, per esempio Pesco Costanzo. E poi ci sono degli artisti, Masto Pietro da Como, che fa dei portali bellissimi a Sulmona, Antonio da Lodi, per esempio. I campanili rinascimentali d'Abruzzo sono un'invenzione di un architetto lombardo, Antonio da Lodi, che su antiche torri quadrangolari progetta cupolini ottagonali, mettendo insieme quello che trova in Abruzzo e le ispirazioni della sua Lombardia. E poi, siccome l'Abruzzo era una regione, abbiamo detto, estremamente ricca, raramente costoro tornano a casa, ma molto spesso rimangono qui. Lo stesso Leonardo da Vinci da Milano, lui segue Paolo Trivulzio, un suo amico commerciante di coperte, che gli dice: guarda, devo andare in Abruzzo a Sulmona a fare rifornimento di quelle belle coperte abruzzesi che da noi hanno tantissimo mercato. E Leonardo da Vinci dice: ma guarda, ho sempre sentito parlare di questo Abruzzo, voglio venire anch'io. E lui si metterà, aveva 46 anni, quando segue per 3 mesi Paolo Trivulzio, che viene qui e visita L'Aquila, visita Sulmona. A giudicare da alcuni schizzi che abbiamo, sembrerebbe che sia salito anche sul Gran Sasso a Campo Imperatore. Hai citato alcune dei centri, Sulmona, L'Aquila. Quali erano, appunto, in quel periodo i centri maggiori dell'Abruzzo, dal punto di vista culturale, economico? Allora, i centri maggiori erano... Allora, noi dobbiamo dividere sempre l'Abruzzo in due grandi parti. La parte collinare e costiera, completamente diversa, e poi la prima linea degli Appennini, che ha molte cime quasi di 3.000 metri, separano l'altro Abruzzo, quello dell'interno. All'interno c'erano queste grandi risorse della lana e dello zafferano. La costa era molto pescosa, la campagna, la collina abruzzese, è sempre stata estremamente, estremamente fertile. Quindi c'era Sulmona, sicuramente, che ai tempi di Federico II fu la capitale degli Abruzzi. Poi c'è L'Aquila, che nasce progettata a Tavolino nel 1250, agli anni subito dopo della morte dell'imperatore Federico II. Infatti poi i lavori vengono continuati dal figlio e poi passa in mano ai re Angioini. Poi ci sono dei centri d'arte, centri di produzione artistica molto importanti. Mi viene in mente Guardia Grele, sulla collina mi viene sicuramente in mente Atri, c'è Vasto sulla costa meridionale. Ecco, diciamo che potrei dirne tante, però fermiamoci qui. Sì. E poi altri centri di produzione culturale importante sono le abbazie, sono i centri monastici, perché questa è una regione che è stata tutto sommato ricostruita dai benedettini dopo l'Alto Medioevo. Furono loro che ripresero le redini di un'Europa ormai dopo il crollo dell'Impero Romano ai minimi termini e la riportarono, come dire, alla vita. D'altra parte Benedetto è patrono d'Europa proprio per questo, perché i suoi monaci fecero rinascere una civiltà che altrimenti sarebbe andata completamente perduta, la civiltà romana. E siccome Subiaco, che è il luogo dal quale nasce la spiritualità di Benedetto, è sulla stessa catena montuosa, è una catena montuosa, i Simbruini, che metà sta in Abruzzo e metà sta nel Lazio, sulla valle dell'Aniene. Quindi l'Abruzzo fu il primo centro di penetrazione dei monaci benedettini. Stavi parlando appunto di questioni anche economiche, di ricchezza. Io volevo chiederti una tua opinione anche sulla città di Lanciano, che è famosa per essere una città anche di mercati, di grandi spostamenti, anche arrivavano da tutte le parti per le famose fiere, no, a Lanciano. Lanciano l'ho dimenticata colpevolmente. Lanciano è una città che rappresenta un caso emblematico nel Medioevo, perché a Tavolino, ai tempi di Federico II, si decide di quadruplicare l'estensione, cioè Lanciano da 1 diventa 4, proprio per la sua posizione che è eccellente, è una posizione baricentrica tra nord e sud, e le sue fiere sono tra le più importanti d'Europa, ma questo già dai tempi antichi, perché Plinio il Vecchio nomina le famose nundine di Lanciano. Quindi colpa mia, però Lanciano è un altro di questi importantissimi centri, e le sue fiere
Tra l'altro Lanciano è una città regia, non avrà mai feudatari, è talmente importante logisticamente ed economicamente che rimane sempre possedimento diretto del sovrano. Ha una legislazione tutta speciale, a Lanciano non si paga dazio e a settembre si tengono appunto le famose nondine fuori dalla città. E ancora oggi vedere la piana dove si teneva il mercato del quale tu parlavi è qualcosa di impressionante, perché tutta la città ottocentesca, che è enorme, sorge su questo piano di fronte alla città vecchia, da cui era separata, ora non lo è più perché in parte questo strapiombo è stato colmato, era separata da uno strapiombo, ha un'estensione immensa ed era occupata da questa fiera che in quel mese particolare richiedeva tutta una serie di accorgimenti speciali. Quel mese quindi c'era una legislazione speciale, la legge veniva fatta rispettare in una maniera particolare, e sicuramente sì, Lanciano è un'altra di quelle importantissime città d'Abruzzo, assolutamente. Diciamo che ancora oggi a Lanciano si festeggiano le feste patronali proprio a settembre per ricordare queste grandi fiere che si facevano. Rimane una tradizione che oggi è una delle manifestazioni di folklore più interessanti. Ora vedo che la cosa ti interessa, entro nello specifico. C'era questa cosa molto particolare. Durante il periodo delle fiere Lanciano si riempiva di gente che veniva da tutto il mondo. Cioè, sulla spianata delle Nundine noi avremmo trovato il gallo transalpino a fianco magari all'abitante del Nord Africa. Uno a vendere spezie e l'altro a vendere tessuti o a comprare. Insomma, era un melting pot, un crogiolo di razze e di culture che si trovavano tutte in città. Ovviamente arrivava veramente di tutto. Quindi la città di Lanciano si chiudeva ermeticamente e si poteva stare, coloro che venivano stavano su questa spianata immensa per un mese, che era la spianata della fiera. Però arrivavano decine di migliaia di persone e avrebbero potuto esserci anche dei problemi di ordine pubblico. Per ovviare a questi problemi, per quel mese a Lanciano veniva dato un potere regio praticamente, cioè lo stesso potere del re, a un cittadino che era un uomo di chiara fama, onesto, un uomo di provata, di specchiata onestà, rettitudine, correttezza e capacità. Per quel mese veniva investito del titolo di mastro giurato, cioè che giurava, un mastro, un esperto che giurava di condurre le cose nel modo migliore possibile, e in quel mese c'era questa mese di settembre questa legislazione straordinaria che lui faceva rispettare. Era un ruolo che si poteva ricoprire soltanto una volta nella vita ed era un grandissimo onore, però era anche un ruolo di grande responsabilità. E ancora oggi Lanciano, c'è un polo fieristico moderno, ma ovviamente non ha più la stessa importanza della storia, e ancora oggi Lanciano, il settembre è il mese delle feste, nel senso che ci sono le festività religiose, ma si ricordano anche le nundine, e ancora oggi vengono fatte una serie di manifestazioni molto belle, come l'investitura del mastro giurato, cioè vengono scelti degli abitanti di Lanciano o dell'area ai quali viene dato questo riconoscimento. Poi Lanciano ha una splendida compagnia di sbandieratori, di revocatori medievali, e quel mese è una delle feste più belle d'Abruzzo, assolutamente, animatissima. Sì, andando avanti con la nostra narrazione, diciamo così, citavi tu il Rinascimento, no? Il Rinascimento viene sempre identificato in Italia con le città-stato, ecco, Firenze, la Toscana, ma anche l'Emilia-Romagna. Cosa succede invece nel Rinascimento in Abruzzo? Allora, il Rinascimento in Abruzzo è più il 400, ma l'inizio del Rinascimento, quindi la fine del 400, diciamo che è un'epoca d'oro per tutto quanto il Regno di Napoli. È l'epoca più bella, perché ci sono dei sovrani, gli aragonesi, che sono gli aragonesi di Napoli, però non quelli di Spagna. Sì. Quindi non c'è il viceré come sarebbe accaduto nel 500, ma c'è proprio il sovrano, sono molto capaci, danno grande impulso all'economia,
e Napoli diventa la leggenda di tutta quanta l'Europa. Questo è il periodo d'oro anche per Napoli e lo è anche per l'Abruzzo. L'Abruzzo che quindi, ricordiamolo ancora, aveva Zafferano e Lana sulle montagne, una collina estremamente fertile e una costa pescosa. E questo era in grado di generare una committenza meravigliosa. Ancora oggi abbiamo alcuni ricordi, solo alcuni purtroppo. Se vai all'Aquila a San Bernardino trovi una delle ceramiche più belle di Della Robbia, che sono di Andrea Della Robbia nella fattispecie. Poi che succede? Succede che purtroppo questa regione ha avuto due grossi problemi. Uno, è inutile negarlo, ha conosciuto una profonda e lunga perdurante decadenza e non si è mai autodeterminata. Diciamo che poi dall'inizio del Cinquecento il Regno di Napoli diventa viceregno e finisce tutto, perché sappiamo, voi avete avuto a Napoli gli spagnoli per poco e ci avete scritto Promessi Sposi per raccontare tutti i guasti. Noi li abbiamo avuti gli stessi spagnoli, viceré per molto più tempo, e diciamo che il carattere di un popolo si modella nel corso di tre secoli, purtroppo. Quindi noi abbiamo avuto questo gioco molto pesante, poi abbiamo avuto una continuazione di invasioni, questo da sempre, ma la più dannosa da un punto di vista di spoliazioni di opere d'arte è stata quella dei napoleonici, che hanno preso praticamente tutto quello che potevano prendere. Infatti, se si va al Louvre, nella grande galleria dove ci sono le opere d'arte italiane, voi troverete tantissime opere d'arte di santi patroni di città abruzzesi, perché moltissime, moltissime vengono proprio da questa regione, che aveva già una grave crisi di leadership di classe dirigente, quindi dove c'è il vuoto, dove non c'è tutela di determinate cose, i murattiani, i francesi presero e portarono via tutto. E poi purtroppo abbiamo avuto storicamente da sempre un altro grande, grande problema. L'Appennino è una terra meravigliosa, affascinante, ma fragile. Quindi noi abbiamo avuto costantemente dei terremoti disastrosi. Cioè, se ogni tanto Savonarola faceva i falò delle vanità in piazza a Firenze, noi invece ogni tot di anni, ogni 40-50 anni, da qualche parte della regione c'era un terremoto. Quindi noi pensiamo ai due centri che abbiamo nominato prima, Sulmona e L'Aquila. 1703, L'Aquila praticamente rasa al suolo da un terremoto più distruttivo di quello di 11 anni fa, e Sulmona 1706, ancora peggio, non rimane niente. Io di Sulmona ti potrei decantare le bellezze, la Siena del Sud, tutte le cose che c'erano, le produzioni. A Sulmona si faceva la carta migliore d'Europa, per dire, la carta migliore d'Europa del Rinascimento veniva da Sulmona, non è rimasto niente, anche perché poi questi terremoti, sì, è stato ricostruito in epoca barocca, c'era ancora un certo benessere, ma l'epoca d'oro della disponibilità economica praticamente illimitata era finita, quindi noi abbiamo perso tantissimo per questo. E l'Abruzzo è uscito piano piano dalla storia, non di colpo, però è come quando tu ti accorgi all'improvviso a una festa che una persona non c'è più. E poi ci sono state altre vicende pesanti che hanno condizionato molto anche la storia dei secoli più recenti. Quindi una storia bella fino all'inizio del Cinquecento. Una storia più o meno decorosa, buona fino al Settecento, nonostante tutti i grandi problemi. Il Settecento molto molto piatto e poi via una grande decadenza. Questo mi faceva, quello che dicevi mi faceva venire in mente questa natura che ha dato tanto all'Abruzzo, dà tanto all'Abruzzo, però ha anche tolto tanto, no? Perché con i terremoti. Esatto, sì. È la stessa cosa che penso sempre anch'io. Una natura impressionante che colpiva molto i grandi viaggiatori che venivano qui per il Grand Tour, perché poi noi abbiamo degli splendidi reportage di viaggio di persone che tra la fine del Settecento e l'inizio del Novecento hanno viaggiato in Abruzzo. Molte donne, tra l'altro. Le donne erano molto affascinate dall'Abruzzo, questa terra selvaggia, nei paesi del nord, in Gran Bretagna l'Abruzzo era la terra dei briganti, la terra dell'avventura, la terra un po' della magia, la terra del mito, e venivano a vedere dal vivo questo periglioso Abruzzo, che poi erano un po' deluse perché non era,
non era così periglioso, tornavano tutti a casa senza essere state sedotte dai banditi. Ci sono dei reportage di viaggio bellissimo e loro rimanevano davvero colpiti. Ecco, guarda, siamo all'inizio del Novecento, una viaggiatrice inglese, anche se il cognome italiano ci fa pensare che avesse antiche discendenze italiane, Estella Canziani, una ragazza molto sensibile, molto, che scrive un diario di viaggio meraviglioso che ci fa capire molte cose di quel periodo, che dice praticamente, a un certo punto mi portano per una strada che sembra arrivare alla fine del mondo. Non c'è niente, solo lande desolate a destra e a sinistra, saliamo in alto e arriviamo in un borgo piccolissimo, Calascio. Arrivo in questo paese convinta di essere arrivata dove non c'è più niente e mi trovo delle dimore meravigliose, con dentro delle biblioteche grandissime, ci sono ferro battuto, ceramiche, mobili meravigliosi, le donne hanno dei vestiti che neanche a Parigi si possono pensare, con delle stoffe meravigliose e dei disegni raffinatissimi, è una terra incantata. Ecco, questo è un po' quello che pensano tutti i viaggiatori di questa regione. Qui siamo all'inizio del Novecento, figurati cos'era arrivare in Abruzzo ai tempi di Petrarca, era ancora di più. Però ci fa capire come persiste questa dimensione anche in tempi di decadenza e cosa fosse questa terra, come colpisse il viaggiatore. Ecco, ti voglio portare adesso su un argomento che è un po' controverso, cioè il Regno delle Due Sicilie, perché questo fatto si vede sempre il Regno delle Due Sicilie, l'Abruzzo, come parte superiore, una parte quasi periferica. In effetti sembra l'Abruzzo aver recitato un ruolo di questo genere all'interno del Regno delle Due Sicilie, soprattutto verso la parte finale. Oppure aveva un ruolo importante? Allora, è chiaro, Napoli ha sempre rappresentato un centro d'attrazione anche per l'Abruzzo, però volevo chiederti appunto, l'Abruzzo nel Regno delle Due Sicilie, qual è stato il suo ruolo, la sua condizione? Allora, se noi andiamo nella Sala del Trono della Reggia di Caserta, noi troviamo lì, nella Sala del Trono ci sono tutti gli stemmi di tutte le regioni italiane, noi troviamo gli Abruzzi, quindi gli stemmi degli Abruzzi, quelli più vicini alla corona, perché erano molto importanti per il Regno di Napoli, che poi diventa, dopo la guerra di successione in Spagna, quando arrivano i Borbone, viene riannessa la Sicilia, si trasforma in Regno delle Due Sicilie. L'Abruzzo era Sera Regni, la serratura del regno, cioè se si entrava in Abruzzo, se si superava l'Abruzzo, e il Regno di Napoli ha sempre fatto gola a tutti volevano impossessarsi del Regno di Napoli, quindi tutti scendevano e arrivavano qui, a cominciare dagli Angioini per finire con Carlo VIII, tanto per dire, no? Quindi l'Abruzzo doveva essere protetto, da qui tutte le grandi fortezze che vengono fatte. L'Abruzzo era anche ricco, perché l'economia della lana era una di quelle che dava maggiori introiti ai sovrani di Napoli. Quindi l'Abruzzo è certamente una parte fondamentale del regno di Napoli. Il Regno delle Due Sicilie, che ti devo dire, i Borbone sono dei sovrani molto distratti, cioè loro si fanno accadere le cose più che farle accadere, insomma è sembrato che in qualche momento fossero, tra virgolette, passami la parola, degni del trono. Infatti ci fu una grande aspettativa quando finalmente a Napoli tornò il re dopo secoli di viceregno, però purtroppo non fu così. Però il ruolo dell'Abruzzo era duplice, da una parte economicamente una delle regioni più importanti, una di quelle che dava più soldi a tutto quanto il regno, dall'altro lato militarmente fondamentale, perché era il baluardo a nord, quello con le montagne scoscese di rupi, che poteva aiutare il nemico a non passare. L'altra faccia della medaglia è stato che tutti quelli che scendevano verso Napoli sono passati da noi. Quindi anche questo è un elemento di criticità, oltre a quelli detti prima. Perché ovviamente quando passavano, quando questi eserciti scendevano, si trovavano l'Abruzzo innanzitutto. Ecco, per arrivare poi all'Italia unita, no? Qual è stato il sentire in Abruzzo di questo evento? Perché io cito, come non citarlo, il famoso Clemente De Cesaris, che viene definito
il Garibaldi abruzzese addirittura, no? Nato nel 1810, morto nel 1877, lui è stato anche incarcerato, insomma è diventato anche poi deputato al primo Parlamento, poi si dimise. Ma come è stato vissuto in Abruzzo questo periodo di transizione tra il Regno delle Due Sicilie e poi qual era il sentire, a tuo modo di vedere, della gente? Perché questo è un altro argomento molto controverso sulla storia del Sud Italia, che tutt'oggi crea ancora polemiche. Allora, sono contento, felice, che tu abbia citato Clemente De Cesaris, perché è un personaggio meraviglioso. Ed è un po' il fulcro, perché tutte le domande che tu mi hai fatto possono trovare soluzione se noi esaminiamo la sua parabola umana e intellettuale e morale. Allora, diciamo innanzitutto che accade un po' tutto quello che accade nel resto, non del sud, ma d'Italia. Abbiamo una popolazione che tutto sommato è indifferente. Poi noi abbiamo pastori e contadini, loro sono conservatori per natura. Ora è inutile fare un trattato di sociologia sulle ragioni, diamo per assodato che sia così. Poi abbiamo degli intellettuali, una classe dirigente che tutto sommato non stava bene con il Borbone. Ora, anche qui non apriamo parentesi perché ci porterebbero troppo a fondo e non è questo il caso. Però abbiamo detto che i Borbone non furono questi grandi sovrani. Diciamo che ressero per questo centinaio d'anni il regno in maniera molto mediocre. E quindi provocarono molto malcontento. Però mentre prima il malcontento nei tempi antichi non c'era, perché era un altro tempo, con altre con altri binari, si seguivano altri binari, il modo di pensare era completamente diverso. Ora no, ora c'era stata la rivoluzione industriale, ora c'era stato il fatto che chi poteva si era ingegnato di più, aveva un nuovo ruolo nella società e voleva vedere riconosciuto questo ruolo, che invece non veniva invece dato loro spazio, perché rimane quella inoperosa, parassitaria classe nobiliare sulla quale i Borbone continuano ad appoggiarsi. Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa è un esempio meraviglioso. Allora inizia questo malcontento, i moti rivoluzionari, noi ne abbiamo avuto a Penne, c'è Clemente De Cesaris nel 37, scoppia dopo un'epidemia di colera gestita in maniera pessima dai Borbone, allora c'è questa rivolta, e poi lì non si andava per il sottile, 8 presi e condannati a morte, fine, ok? Sì. E quindi il malcontento aumenta sempre di più. E quindi che cosa accade? Accade praticamente che c'è un forte movimento contro il Borbone, cioè l'Abruzzo partecipa al Risorgimento, come diciamo tutto il Sud partecipa al Risorgimento, a parte i più conservatori, che però poi i contadini, i mezzadri, i pastori, che poi però si fanno spostare abbastanza agevolmente. Il problema è dopo. Clemente De Cesaris, rinchiuso dai Borbone per 7 anni nel carcere della fortezza di Pescara, il sepolcro dei vivi, viene chiamato, che ha un tasso di mortalità di circa il 35%, una delle prigioni più terribili del re. Poi che cosa succede? Esce giusto in tempo per partecipare al Risorgimento. Garibaldi lo nomina prodittatore degli Abruzzi, cioè prima che si istituzionalizzi l'arrivo del Regno d'Italia, è lui che comanda in Abruzzo, un personaggio leggendario, amato da tutti, diventa, è quello che fa capitolare la guarnigione borbonica della fortezza di Pescara senza spargimento di sangue, viene onorato con una medaglia, viene eletto a furor di popolo al primo Parlamento a Torino. Ecco, fermiamoci qui, si inizia a costruire un'Italia nuova che lui ha sognato, per la quale lui ha pagato con 7 anni di carcere. Dopo un anno e mezzo si dimette. Sai come si dimette? In aula lui prende l'onorificenza ottenuta per la liberazione di Pescara e la lancia in aula e pronuncia un discorso terrificante. Ti cito uno stralcio. Eravamo ciechi da un occhio. Sì. Vi abbiamo chiamato perché ci venisse in soccorso, ci avete ciecato anche l'altro.
eravamo zoppi da un piede, vi abbiamo chiamato perché ci veniste in soccorso, ci avete azzoppato anche dall'altro. Questo è il gran senno che abbiamo voluto ci venisse in aiuto. Il problema fu che ci fu immediatamente dopo un malcontento terribile per come questa Unità d'Italia fu fatta, e anche i più ferventi patrioti, anche coloro che ci avevano creduto di più, furono delusi. Poi non tutti ebbero l'onestà immane di Clemente De Cesaris, che finì malissimo, perché ovviamente le classi dirigenti, gli intellettuali, subito corsero ad appoggiare i Savoia. Lui morì solo, dimenticato da tutti, in una maniera raggelante per quello che era stato. Neanche il cugino con il quale aveva diviso 6 anni la catena al piede nel carcere di Pescara gli rivolgeva più parole. Le ultime sue lettere sono terribili, però ci danno anche la dimensione di un grande uomo che dobbiamo ricordare più spesso. Però il problema del Regno d'Italia fu questo, cioè tutti la volevano l'Italia unita. Non è vero che non la volevano, non è vero che si stava bene con il Borbone. Il problema è che poi, almeno all'inizio, si stette molto peggio. E quindi via quel fenomeno di rivoluzione, di ribellione sociale che fu etichettato come brigantaggio, e via poi lì ci si mise nella Marsica anche il prosciugamento del Fucino, dove questi qui praticamente pescatori e contadini si ritrovarono in una manciata di anni senza lago per pescare e con un microclima completamente cambiato a fare i servi della gleba per i Torlonia, che erano dei banchieri romani potentissimi che, siccome avevano prosciugato questo lago, addirittura erano diventati, con Vittorio Emanuele II, principi addirittura, mentre loro, i cafoni d'Abruzzo, vengono cantati solo da Silone con Fontamara e con tutta la sua opera. Quindi il problema non fu che si stava bene con i Borbone, il problema è che almeno per i primi decenni si stette peggio con il Regno d'Italia. E diciamo questo fu il grande gap che creò un cortocircuito. Una rivoluzione tradita, possiamo chiamarla in questo modo, perché si arrestò. Una rivoluzione tradita, sì. Assolutamente. La rivoluzione viene tradita a tutti i livelli, non solo in Italia. Se tu ci pensi bene, quella è l'età delle rivoluzioni. Quando vengono creati gli stati nazionali, era l'età del romanticismo a livello europeo, sì. Non solo abruzzese, no? È l'età dei grandi ideali della gioventù che spingono e fanno compiere imprese grandiose. Se tu ci pensi, visto che queste imprese grandiose sull'onda del romanticismo vincono tutte, vincono in Italia, vincono in Prussia, vincono in Francia, dopo il romanticismo sarebbe dovuto venire qualcosa di grandioso. Di super romanticismo. Invece che cosa accade? Anche a livello concettuale, questa è una cosa che nessuno mai mette in relazione, cioè il decadentismo a livello sistemico, perché ovunque i giovani che avevano impegnato la loro gioventù per la lotta di un ideale trovano quegli ideali svuotati e usati dai soliti, ovviamente, e quindi c'è questa disillusione, c'è questo distacco che si manifesta sulla nuova generazione, che quindi mantiene un estetismo formale, tra virgolette romantico, ma sostanzialmente non c'è. Non si può credere negli ideali del romanticismo, perché essi sono stati traditi. È la Roma umbertina, le cronache bizantine e il giovane Gabriele D'Annunzio, sì, che arriva proprio in questo periodo. Ecco, questo fatto, questa situazione di estrema povertà e di scombussolamento in Abruzzo porta poi anche un altro fenomeno parallelo, che è quello della forte emigrazione dalla nostra regione, dall'Abruzzo, sia in altre parti d'Italia che all'estero, perché molti abruzzesi, noi sappiamo, cominciano a emigrare in America Latina, in Australia, e tutt'oggi ci sono grandi comunità di abruzzesi in questi luoghi. Ecco, questa è un'altra cosa che è molto divertente sui libri di storia, perché sì, noi leggiamo l'Unità d'Italia, tutti uniti, tutti felici, tutti contenti, chiudiamo il capitolo dopo, l'emigrazione. Eh sì. Se mettessero insieme i due capitoli, se facessero un paragrafo, no, che li unisce, evidentemente le cose non erano andate tanto bene come ci viene raccontato. Perché se fosse arrivata
tutta quella gioia, quel benessere, quella ricchezza, quella libertà, è ovvio che uno sarebbe rimasto a casa propria. E invece non è così, e lì c'è per tutta Italia, perché non dimentichiamo che emigrano dalla Lunigiana al confine fra Liguria e Toscana, si svuota l'Appennino tosco-emiliano, in Veneto, io ho tantissimi amici, mi raccoglie tutto il sud, quindi in realtà da questo punto di vista l'Italia, almeno l'inizio, il primo periodo sarebbe da rileggere, perché sparge miseria a piene mani per i ceti più poveri ovunque. E questo anche in Abruzzo, perché in Abruzzo poi c'erano stati altri due grandissimi problemi di natura, diciamo, macroeconomica. Il primo è che c'è stata la rivoluzione industriale, è stata inventata la macchina a vapore, c'è stato modo di fare altro in altra maniera, e quindi la lana abruzzese costa troppo, perché viene importata con le navi dall'Australia o dalla Gran Bretagna. E il mondo della pastorizia alla fine dell'Ottocento inizia a morire e morirà completamente negli anni venti del Novecento. Il giallo non serve più, c'è la chimica, quindi io per tingere non devo più pagare a caro prezzo lo zafferano, lì basta pochissimo. E quindi tutta l'area interna abruzzese conoscerà un tracollo senza precedenti, e lì i paesi si svuoteranno, rimarranno completamente deserti, ma entrerà in crisi tutto quanto. Pensa, le ceramiche di Castelli, che non abbiamo nominato, sono una forma d'arte meravigliosa. Anche le ceramiche di Castelli entrano in crisi perché ci sono le ceramiche in terraglia, come vengono chiamate, che vengono dalla Gran Bretagna, e quindi anche lì finisce completamente anche quello. È ovvio che a questo punto si vede una grande differenza fra l'Abruzzo montano e l'Abruzzo collinare e costiero. E nel senso che, mentre l'Abruzzo collinare e costiero, la pesca e l'agricoltura resistono, l'Abruzzo montano cade nella più terribile miseria, nella più profonda miseria e disperazione. E lì l'unica cosa è emigrante o brigante, come si diceva. E tutti noi abruzzesi abbiamo persone che sono andate via, sì, paesi europei come Gran Bretagna, Belgio. Se tu pensi che la maggior parte dei morti di Barcinella è abruzzese, sì, soprattutto dei paesi della Maiella, perché avevamo miniere un tempo anche sulla Maiella, quindi vanno lì a fare lo stesso lavoro. E poi Canada, Stati Uniti, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia. Non c'è luogo senza che ci sia una brutta. In questo periodo di... E questo fa sì. Sì. Volevo dire una cosa, che oggi, dopo Pescara, che è la città più grande d'Abruzzo con 120.000 abitanti, al secondo posto con 80-90.000 abitanti, ci siano Toronto e Sydney come città più grandi d'Abruzzo. Sì, è vero, curioso, è assolutamente vero. E questo periodo di decadentismo dell'Abruzzo, dal punto di vista sociale, economico, viene anche in parte descritto da D'Annunzio, quando racconta di queste persone abruzzesi, di questi cafoni abruzzesi, che poi questo Abruzzo d'annunziano riceve un po' una estetizzazione, perché l'Abruzzo forse per alcuni torna a essere quella regione selvaggia dove vivono appunto questi pastori e briganti, che attira però da Roma, dai salotti romani, le persone che poi ascoltano D'Annunzio, leggono D'Annunzio. Che ti volevo chiedere appunto, che cos'è l'Abruzzo d'annunziano? Quanto c'è di vero nelle parole di D'Annunzio, di esagerato, nel descrivere l'Abruzzo e gli abruzzesi di quel tempo? È una bella domanda. C'è di vero tutto, c'è di vero niente. Nel senso che l'Abruzzo d'annunziano è l'Abruzzo com'era mediato dalla sua immaginifica sensibilità. Seconda opera scritta, prima in narrativa, era un ragazzino, aveva 20 anni, Terra Vergine, una raccolta di racconti tutta di ambientazione abruzzese. Terra Vergine, quella era l'epoca delle grandi esplorazioni coloniali, no? Dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina,
e lui leggeva questi resoconti di avventure alla ricerca delle sorgenti del Nilo, il rio delle Amazzoni, l'India misteriosa, e l'Abruzzo per lui è una terra mergine alla stregua di queste. Lui, da abruzzese, si farà colpire da questa terra. Lui è tutto sommato davvero e in primis pescarese, possiamo dire. Certo. Lui è proprio pescarese, assolutamente, riflette tutti i tipi del pescarese. E poi è abruzzese nel senso che ha questa capacità di farcisi sorprendere da questo spirito quasi panteistico che pervade la regione. E poi lo sa raccontare, e poi lo sa trasmettere. E ha questa visione, questo estetismo estremo che tutto sommato è quello dei suoi padri, è quello dei suoi antenati che vivono dello splendore di questa natura selvaggia ridondante che loro ricreano in piccolo con lo splendore delle loro opere d'arte bellissime, armoniche, perfette, possiamo dire, che rivaleggia con la natura. D'Annunzio è la sintesi di questo. Però D'Annunzio è parte di un mondo, perché l'Abruzzo dell'epoca è pieno di persone del genere, sì, che fa la stessa cosa. Lo fa il grande amico Francesco Paolo Michetti con la pittura, lo fa il grande amico Francesco Paolo Tosti con la canzone, lo fa Costantino Barbella con la scultura, lo fa Scarfoglio, se vogliamo, con il giornalismo, insomma, sarà un grande giornalista, lo fanno gli antropologi, che poi saranno, in realtà questo lavoro di D'Annunzio e degli altri è un lavoro serio, perché noi abbiamo dei grandissimi antropologi abruzzesi che appunto sono antropologi perché sono incuriositi da questo Abruzzo selvaggio e misterioso. E parliamo per esempio di Finamore, di De Nino, per fare due nomi, che facevano parte della stessa cerchia di amici di D'Annunzio. E loro con le loro ricerche influenzeranno tantissimo tutta la cosiddetta banda del Cenacolo Michettiano, cioè quel gruppo di artisti che ritrova a Francavilla al Mare intorno alla figura del cenobiarca Francesco Paolo Michetti. Quindi D'Annunzio è uno di tanti. Oggi ricordiamo di più lui, però certo, per esempio Francesco Paolo Michetti fu uno dei pittori più celebri e famosi a cavallo fra 800 e 900. I fenomeni di divismo intorno a Tosti, al musicista Tosti, lui a un certo punto andrà a vivere a Londra, farà il cantante, anzi, diciamo, allora ti racconto questa cosa, è molto bella. Gli storici della musica paragoneranno il successo mondiale di Tosti, musica, studiosi della musica anglosassoni, a quello che sarebbe successo soltanto una settantina d'anni dopo con i Beatles. Cioè, noi abbiamo avuto la prima rivoluzione, l'ortonese Tosti, e poi i Beatles. Lui sarà il maestro di canto della regina Vittoria, sarà una vera e propria star, e lui canta la sua terra. Anche per questo vengono in Abruzzo, abbiamo detto, a fare il Grand Tour, a vedere. Perché quella è la terra cantata da Tosti. Molte canzoni di Tosti voi le sentite tutti quanti nelle pubblicità. Da April, per esempio, a tante altre. Avucchella, per esempio, composta da D'Annunzio e Tosti, uno dei classici della canzone napoletana, paroliere pescarese e musicista ortonese. Ecco, gli storici della musica hanno paragonato la coppia D'Annunzio-Tosti, quindi D'Annunzio parole, Tosti musica, a qualcosa che nella canzone italiana sarebbe accaduta anche lì una settantina d'anni più tardi, Mogol e Battisti, per il grandissimo successo che avevano. Quindi è vero quello che dici, tutti vogliono venire in Abruzzo perché non c'è solo D'Annunzio, perché come dissero Salviati e Papini nei primi del Novecento, che scrissero un pamphlet controcorrente sull'Italia culturale giovane di quegli anni, sì, il dizionario dell'uomo selvatico, Salvatico, il titolo originale, grazie a quell'allegra brigata, i ragazzi del Cenacolo, che poi erano ragazzi, avevano, il più giovane era D'Annunzio, aveva 17 anni, il più anziano era Paolo De Cecco, che aveva meno di 40 anni, grazie a quell'allegra brigata l'Italia corse il rischio di parlare abruzzese.
Eravamo un punto di riferimento anche culturale. Quella fu l'ultima bella pagina di storia di questa regione. L'ultima bella, forse la penultima, perché poi durante la guerra ci fu un gruppo di abruzzesi che compì grandi imprese, però poi finì, diciamo. Ecco, prima di passare a un altro gruppo di abruzzesi, che dal punto di vista però filosofico questa volta, ti volevo dire, tu hai citato Francavilla al Mare, no? Perché Francavilla al Mare è un altro centro importante. Di solito quando si va a Pescara, siccome adesso ormai è diventata quasi una città unica tra Pescara e Francavilla al Mare, uno non si rende quasi conto. Esatto. Però Francavilla al Mare, dal punto di vista anche architettonico, ha molte testimonianze di quel periodo lì, e soprattutto io faccio riferimento a tutti quei villini che sono posti lungo la costa, che hanno questo stile liberty, che raccontano un po' questo periodo d'annunziano. A me hanno fatto sempre pensare a quello, sinceramente, no? Quando io, andando lì, passando lì, immagino sempre meno abitazioni, meno traffico, la nazionale vuota, la strada statale nazionale, e questi villini, no, che si susseguono di tanto in tanto. Diciamo che c'è anche una sorta di prototurismo a Francavilla al Mare in quel periodo lì. No. È proprio la nascita del turismo, perché questi qua creano, mi stai aprendo porte troppo, troppo grandi, praticamente questo grande movimento culturale che viene generato crea un indotto non indifferente. Quelli sono gli anni in cui nasce il turismo balneare. Sì. E quindi queste località, Ortona, Francavilla, Pescara, Castellammare, che non sono ancora unite, Monte Silvano e poi ancora in parte Roseto, Pineto, Roseto, certo, Giulianova, diventano uno dei luoghi più importanti delle vacanze balneari europee, non italiane, europee. E quello che tu mi dici dei villini rispecchiano una concezione architettonica che è tipica di quel periodo, che è quello della città giardino, cioè case basse in mezzo al verde, integrate nella natura a due passi dal mare. Purtroppo di Francavilla è rimasto poco, perché fu tutta minata dai tedeschi e fatta saltare quasi completamente per aria. Pescara fu selvaggiamente bombardata a partire dal 30 agosto del 43, rimane lo specchio più bello, e venendo da Francavilla, la prima parte di Pescara, che è la zona intorno al cosiddetto Aurum, che è quello proprio rimasto della città giardino, dove si ritrovava tutta la buona borghesia europea. Il turismo nasce qui. Ti dico soltanto un'ultima cosa. Oggi noi, quando pensiamo al Gran Premio di Formula 1 su strada, al più elegante, al più bello, al più cool, pensiamo a Monte Carlo, perché è l'unico Gran Premio vecchio stampo, cioè quelli che non si corrono su pista ma direttamente su strada. Ecco, nel 1924 viene corsa la prima edizione, non si chiamava Formula 1, però era uguale praticamente, il Gran Premio di Castellammare. Poi dal 27, che Pescara e Castellammare si riuniscono, diventerà il Gran Premio di Pescara, la Coppa Acerbo, vinta nel 24 da Enzo Ferrari su Alfa Romeo, la vittoria più bella della sua carriera. Tra l'altro un circuito leggendario. Però pensiamo una cosa, in quelle che oggi sembrano delle piccole località si correva un Gran Premio come oggi se ne corre a Monte Carlo. Questa era, non è un'esagerazione, in quell'epoca, nella cosiddetta meravigliosa età d'annunziana, era praticamente come Monte Carlo. Potremmo parlare di questo per molto, certo, perché ci sono tante storie, aneddoti, però per ora basti dire questo, è vero, è vero. Cioè, questi diventano luoghi leggendari dove tutti vogliono fare le vacanze. È un'epoca luminosa, splendente. Il baricentro si sposta dalla montagna, invece diventa importante la costa, la parte collinare, e molto si deve proprio a Gabriele D'Annunzio e ai ragazzi di quella allegra brigata, ai quali dovremmo essere sempre grati. Sì. Allora, per quanto riguarda la cultura, chiudendo questo aspetto culturale, non posso non citare, abbiamo citato D'Annunzio e altri, Michetti ed altri, Tosti, non si può non citare anche, per quanto riguarda la filosofia, Benedetto Croce, con la sua storia anche molto biografica travagliata, che lo lega appunto all'Abruzzo,
spaventa, eccetera, eccetera, che poi loro, appunto, come dicevo, subiranno quell'influenza di Napoli, visto che a Napoli studieranno, insomma, cresceranno anche dal punto di vista culturale e della propria carriera. Però è interessante notare anche questo aspetto filosofico, no, di questi personaggi che hanno fatto grande l'Abruzzo. Federico Caffè di Pescara, sì, se volessimo citare uno più recente, ma comunque un pensatore importante, anche se più votato all'economia. Allora, diciamo questo, poi fra l'altro Croce è importante per l'Abruzzo perché a lui si deve l'istituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, sì, al nonno e a lui. Era una famiglia importante di Pescasseroli. Ecco, guarda, io ti voglio dire solo questo di Croce, per capire. Se oggi si va a Pescasseroli, che è una località bellissima ed elegantissima ed è il cuore del parco, si è portati erroneamente a pensare: ma cos'era Pescasseroli 100, 200, 300 anni fa? Riposta in mezzo alle montagne, arrivarci ancora oggi è un viaggio, è veramente un viaggio. Però noi invece, se pensiamo a tutti questi personaggi che abbiamo nominato, se pensiamo al racconto di Estella Canziani che a Calascio trova biblioteche, cultura e bellezza, allora già rispetto a quando abbiamo iniziato il nostro discorso un'ora fa, forse la percezione di che cos'era l'Abruzzo è cambiata. Riguardo l'influenza napoletana, assolutamente sì, perché Napoli è la capitale del regno e il collegamento fino all'unità d'Italia delle diligenze era Pescara a Napoli, non c'era il Pescara a Roma, sì, che portava in influenza straniera. Quindi D'Annunzio è l'unico che non studia a Napoli del Cenacolo, ma studia a Prato. Francesco Paolo Michetti frequenta l'Accademia a Napoli. Francesco Paolo Tosti frequenta il Conservatorio a Napoli. Costantino Barbella frequenta l'Accademia anche egli a Napoli. E il nostro filosofo Croce, appunto, Napoli. Napoli dobbiamo vederla in maniera molto diversa da come forse la percepiamo oggi. Napoli è un centro culturale, di produzione culturale, filosofica, estremamente importante. Se poi vogliamo aggiungere... Ed era una grande capitale a tutti gli effetti. Se vogliamo completare anche con la pittura, aggiungiamo anche i Palizzi, che a Napoli, diciamo, danno lustro al verismo, e poi abbiamo tutto, insomma. I Palizzi saranno gli ispiratori e i maestri di Michetti, sì, perché Michetti, quando andrà a Napoli, si ritroverà bene con i Palizzi, che aderiscono alla scuola di Posillipo, bellissima, tra l'altro, e poi Michetti sarà, è molto bello mettere in relazione, ci vorrebbe una mostra per farlo, Michetti sarà il superamento di essi, in senso però migliorativo, cioè non a parlare male dei Palizzi, nel senso che a livello concettuale certo, Michetti andrà oltre. Sì, un'evoluzione. Ecco, io ti volevo portare, allora andiamo verso la conclusione in questo primo appuntamento, poi come vedi questa discussione ci ha aperto tante porte, magari potremmo approfondire in futuro alcuni di questi aspetti, però io concluderei appunto con una pagina insomma anche tragica, che è la Seconda Guerra Mondiale, no? Vogliamo andare un po' più avanti. La Seconda Guerra Mondiale nella nostra regione ha vissuto delle pagine molto significative, perché soprattutto proprio in una città che hai citato tu, Ortona, passa una delle linee principali, no? La linea, famosa linea G. E quindi Ortona è uno dei centri, insomma, il centro dove si combatte casa per casa, letteralmente, tra una parte ancora l'esercito tedesco e dall'altro gli alleati che stanno salendo. E ci sono tanti resoconti, anche lettere di soldati, sia da una parte che dall'altra, che raccontano la vita di questa città. Ci puoi dire qualcosa in più, magari per chi non conosce questa pagina della storia, che insomma è significativa anche per gli sviluppi poi della Seconda Guerra Mondiale? Abbiamo parlato di invasioni, abbiamo parlato di terremoti, non c'è mancato niente, perché qui è passato anche proprio a metà Abruzzo uno dei fronti più importanti, sì, di tutta la Seconda Guerra Mondiale, cioè di tutto il mondo nel quale si combatteva la guerra. Tra il 43, l'autunno-inverno del 43 e l'inverno primavera del 44 c'è stato il fronte, la cosiddetta linea Gustav. Quindi da sud salivano gli alleati,
nella fattispecie da questa parte i ragazzi canadesi e in parte indiani, e da nord i tedeschi tentavano di resistere. È la stessa linea che ha dall'altro capo Cassino. Sì. Quindi è più famoso, forse si cita di più Cassino, ma da una parte c'è Cassino e dall'altra parte c'è Ortona. E in mezzo c'è un mare di distruzione, perché poi la battaglia di Ortona è particolare perché è l'unica battaglia urbana su tutto il fronte occidentale. Viene chiamata, con un po' di retorica, forse la piccola Stalingrado. Però intanto sulla linea del fronte c'è distruzione ovunque, ci sono delle pagine terrificanti fra gente che deve fuggire via, lo sfollamento, si abbandona tutto e si va verso nord per allontanarsi dalla linea del fronte senza sapere quando e come si tornerà, ci sono le mine tedesche, ci sono gli eccidi tedeschi e sull'Adriatico c'è Ortona, che è una battaglia, come dicono tutti gli storici, senza senso, se non il senso della propaganda. Cioè, i tedeschi dovevano far vedere che non cedevano, gli alleati dovevano far vedere che l'avrebbero presa questa città. E quindi si combatte a Ortona, una battaglia di Natale che si tiene proprio più o meno dal 20 al 28 dicembre, la fase cruciale, ed è una battaglia appunto casa per casa in questo centro storico. Hai detto tu, casa per casa, c'è la tattica del topo, come viene teorizzata appunto in tattica militare, cioè le case sono antiche, tutte attaccate, si passa da una parte alla una casa all'altra facendo i buchi nelle case, e il risultato sarà una città completamente distrutta, 200 ragazzi canadesi caduti e 1300 civili ortonesi morti, cifre mai precisate, perché purtroppo anche lì chi perde ha sempre, come dire, sì, meno importanza. I tedeschi, non sappiamo quanti ragazzi tedeschi sono morti. E Ortona diventa un po' un simbolo di quello che deve essere la guerra raccontata, quindi non la guerra combattuta, ma la guerra raccontata, chi resiste e chi perde. E quindi nessuno può tirarsi indietro, fino a quando a fine dicembre, il 28-29 dicembre, i canadesi inizieranno, si sveglieranno convinti di dover combattere e troveranno all'improvviso una città completamente vuota e abbandonata. Ortona ha pagato a caro prezzo, insomma, in vite umane e anche in distruzione di opere. Ortona era un'altra grande città che non abbiamo citato prima, ma un'altra grande città importante della storia d'Abruzzo, che è stata praticamente rasa al suolo. Vedere le immagini di Ortona, i video di Ortona durante i tempi della battaglia è qualcosa di veramente raggelante. Ecco, ricordiamo anche... E poi tutta la linea Gusta. Sì, ricordiamo anche che chi si trovasse in zona può vedere ancora oggi, ci sono lì cimiteri dei caduti, proprio prima abbiamo di arrivare a Ortona c'è un... Sì, cimiteri canadesi, esatto, da sud, dove ci sono, diciamo anche il fatto che, perché Ortona era importante, perché Ortona, come sappiamo, proprio geograficamente si trova su questa collina che domina proprio tutto, sia il mare e sia di fronte. Guarda, sì, questo è quello che poi fu raccontato in quei tempi, però da un punto di vista strettamente militare, gli alleati avrebbero potuto tranquillamente, se ci fosse stato bisogno della propaganda, sì, gli alleati avrebbero tranquillamente potuto aggirare il promontorio di Ortona con dei mezzi da sbarco e sbarcare immediatamente a nord. Infatti i tedeschi non credevano che gli alleati avrebbero insistito tanto su Ortona e avevano provveduto a minare, e sarebbe rimasta minata, ahimè, tutta quanta fino agli anni 50, la spiaggia di Pescara, perché i tedeschi erano convinti che gli alleati, loro sapevano che gli alleati sapevano che erano ai ferri corti, che non avrebbero potuto reggere più di tanto, e quindi loro avevano concentrato tutto ad Ortona, perché questi, gli alleati, si intestardivano di Ortona, ma allo stesso tempo pensavano: questi sono scemi,
se non sono scemi, superano il promontorio e sbarcano immediatamente a nord, dove noi non abbiamo abbastanza forze, miniamo tutto. E invece, guarda, lì comandava Montgomery al tempo, il grande Montgomery, però in realtà, leggendo bene tanti libri di storia sulla storia militare della Seconda Guerra Mondiale, qui si vede che molte scelte di Montgomery furono strane. Montgomery era un attendista, era molto prudente, qualcuno disse troppo prudente. Il comandante tedesco delle operazioni sulla linea gotica, mi devi scusare ma in questo momento mi sfugge, però un personaggio meraviglioso, era un grandissimo militare, un militare tra l'altro che si rifiutò di obbedire agli ordini di Hitler della resistenza ad oltranza, quindi a un certo punto lui si arrese conscio, lui rilasciò lui scrisse nelle sue memorie: se avessi avuto le forze di Montgomery sarei arrivato a Roma in mezza giornata, perché l'obiettivo era quello, superare Ortona, arrivare sulla valle del Pescara, prendere la Tiburtina Valeria ed entrare a Roma. E infatti nell'ottica di questo i tedeschi non riuscivano a capacitarsi, cioè ma perché? Cioè, non è importante Ortona fino a se stesso. Certo. Noi, loro dovevano soltanto aggirarla da un'altra parte. Quindi poi montarono il mito, Ortona l'abbiamo tenuta, l'abbiamo conquistata, non abbiamo mollato, ma a fini strategici fu veramente una porcheria, certo. Una stupidaggine. Ecco, tu hai citato ovviamente Pescara, non dimentichiamo anche un altro episodio abbastanza controverso che spacca ancora l'Italia, e cioè che da Pescara a un certo punto qualcuno parte e si dirige verso Brindisi, no? Quindi l'Abruzzo continua a avere un'importanza fondamentale anche in questo caso. Sai di chi parlo? Da Ortona, poi, scusami. Sì, da Ortona. Loro... giusto, perché Ortona, loro... Esatto. Sulla motonave Baionetta, no la motonave, era il cacciatorpediniere, mi pare Baionetta, e praticamente c'era tutto lo Stato Maggiore che, compreso Badoglio, che addirittura si imbarca la sera prima, perché ha proprio paura, questi hanno veramente paura, quelli dello Stato Maggiore si imbarcano la sera prima, il re non dorme sulla nave, si concede quest'ultima notte al castello di Crecchio, esatto. Ospite dei proprietari del castello che erano loro amici, e poi il giorno dopo si imbarcano. La cosa che farà più scalpore all'epoca saranno le foto scattate a bordo della nave, dove si vedono i reali sul ponte come se stessero facendo una gita, appunto, che ridono, che scherzano, che giocano, e a quanto pare ho letto delle cose, quelle foto daranno molto molto scandalo, faranno molto scalpore, e al di là della fuga l'atteggiamento dei sovrani poi sarebbe stata una delle cose che gli italiani pare abbiano messo sul piatto della bilancia quando si trattò di scegliere fra monarchia e repubblica. Effettivamente sono impressionanti quelle fotografie di questi sul ponte, come se stessero facendo un viaggio di crociera. Va bene. Comunque è vero, sì, l'Abruzzo è tristemente, sì, è uno dei due punti, come ti dicevo, in cui quando eravamo ragazzini sembrava esistesse l'Abruzzo. La battaglia di Tagliacozzo, sì. E la fuga. Sì, esatto. Eppure ci sono tantissime altre storie che andrebbero raccontate, aneddoti che magari non si conoscono. Oggi abbiamo fatto. Sì, assolutamente. Oggi mi hai dato molto input, abbiamo raccontato sì. Tanto. Che potremmo approfondire, se vorrai, in prossimi appuntamenti, magari soffermandoci su alcuni aspetti. Va bene, io ti ringrazio molto per questa conversazione, questa chiacchierata. Spero grazie che anche chi ci ha seguito ha avuto la pazienza, l'interesse, e quindi di scoprire una regione che magari o conoscevano poco o non conoscevano per niente. Quindi invitiamo anche a visitare l'Abruzzo, perché magari poi... Invitiamo a venire, esatto, poi siccome si può anche unire l'utile al dilettevole, magari in un altro appuntamento parleremo anche della cucina abruzzese, perché credo che insomma anche come cucina non siamo da meno. Del folklore, delle folklore, tradizioni. Certo, sì. Assolutamente.
Va bene, ti ringrazio ancora. Io ricordo che è stato con noi Camillo Chiarieri, guida turistica. Ormai l'avrete capito che è guida turistica, anche se non lo sapevate prima, insomma, anche autore di libri di opere teatrali. Grazie mille e io ti do l'appuntamento alla prossima volta quando avrai possibilità. Va bene, saluti, un caro saluto a tutti. Grazie, grazie a voi, alla prossima.